18.32, buon sabato sera dagli studi di TG 2000. In apertura a Ostia, poco fa si è conclusa la manifestazione contro tutte le mafie, questo è lo slogan, in solidarietà al giornalista e all'operatore Rai colpiti da Roberto Spada. In tantissimi hanno partecipato, c'era anche la sindaca Raggi. Sul fronte delle indagini, l'aggressore, interrogato in carcere, si è difeso dicendo di aver reagito in modo violento dopo essere stato provocato. Beatrice Bossi. Noi siamo l'antidoto alla mafia, siamo l'antimafia sociale. Nessuna bandiera politica sventola ad Ostia. La mafia va combattuta ogni giorno, dice il sindaco di Roma, che si confonde insieme ad altri rappresentanti di partito tra i cittadini arrabbiati di essere arrivati sulle cronache nazionali marchiati dall'appellativo mafioso. È vero che esiste la mafia, ma esistono anche tantissime persone per bene, anche nei quartieri dove forse la mafia ha attecchito di più. Questi che stanno qui sono tutte persone per bene, mascalzoni stanno dappertutto. Una parte di Ostia che è così, è sempre la stessa, è un punto dove purtroppo lo Stato è mancato e succede questo, però non è Ostia tutta così. Qui però occorre l'intervento di chi deve intervenire, altrimenti tra un anno o due anni saremo al punto da capo un'altra volta. E allora Ostia è scesa in piazza oggi pomeriggio per dimostrare di essere diversa da quella dipinta in questi giorni. Il corteo antimafia è partito dalla stazione per sfilare fino a Piazza Gasparri, cuore di Nuova Ostia, il feudo del clan Spada. E proprio Roberto Spada questa mattina è stato ascoltato dal GIP per l'interrogatorio di garanzia sull'aggressione alla troupe televisiva che gli è costata l'arresto per lesioni con l'aggravante del metodo mafioso. Ha dichiarato di essere stato provocato dal giornalista che da giorni avrebbe raccontato lo cercava per intervistarlo. Nei prossimi giorni il giudice dovrà decidere se convalidare il fermo o emettere una misura cautelare. La decisione arriverà entro 48 ore, quando martedì ad Ostia si riunirà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Sindaco, forze dell'ordine e rappresentanti della Procura Distrettuale Antimafia intorno a un tavolo in vista del ballottaggio del 19 novembre, elezioni del presidente del decimo municipio di Roma, ma che sempre meno riguardano solo la capitale. Allargando lo sguardo sulla capitale, quello che emerge dal rapporto Caritas presentato oggi è che a Roma la povertà continua a crescere, arrivando a incidere su ceti e settori della società fino a poco tempo fa ritenuti intoccabili. Circa 7.500 le persone a rischio povertà, la metà sono italiani, tra le categorie più colpite gli anziani. Nicola Ferrante. Roma capitale anche della povertà che adesso colpisce il ceto medio. I poveri di oggi, afferma l'ultimo rapporto di Caritas Roma presentato stamani, non vanno identificati nella figura del barbone degli anni Ottanta. La nuova povertà riguarda anche giovani con un titolo di studio superiore oppure anziani ammalati che non riescono a curarsi. L'emergenza riguarda 16.000 senza fissa dimora, 7.500 in povertà assoluta, il 45% per giunta italiani. Disoccupazione giovanile al 40%, cioè i giovani fino ai 24 anni non lavorano, 35.000 i posti persi nell'edilizia, 300.000 gli irregolari solo nel terziario. Dolenti le note sul capitolo casa, 130.000 gli alloggi sfitti, ma 30.000 famiglie in emergenza, 3.215 nel 2016 gli sfrattati. Come dire, c'è anche crisi di cuori. Infine il dramma dipendenze, 68.000 i romani affetti da disturbi mentali, 10.000 dipendenti da droghe, alcol o giochi d'azzardo, con l'aumento della diffusione di slot machine e compro-oro. Una grande criticità, ecco, che Roma sta diventando la capitale dell'azzardo. Questo a me preoccupa tantissimo, perché uno sciacallaggio all'azzardo, o tutto quanto quello che avviene in questo mondo, è uno sciacallaggio sulla pelle dei poveri, e i poveri sono tanti, ecco, che pensano di risolvere il proprio problema così attraverso l'azzardo. Un quadro, insomma, che rivela una nuova emergenza nella diocesi del Papa e alla vigilia della settimana voluta da Francesco per gli ultimi, che si conclude domenica 19 con la prima giornata mondiale dei poveri e la messa in San Pietro. E siamo all'economia. Tra qualche anno potremo dire addio alla dichiarazione dei redditi, una scelta rivoluzionaria voluta dal nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questa però non è l'unica buona notizia per chi ha debiti con lo Stato. Silvio Vitelli.
fisco si cambia. La rivoluzione arriverà entro 5 anni, ma potrebbe partire già tra pochi mesi. Due novità minori faranno da apripista, a patto che diventino legge i due emendamenti proposti dal PD al decreto fiscale. Uno riguarda la possibilità di rottamare non solo le cartelle dell'agente di riscossione, ex Equitalia, ma anche i semplici accertamenti inviati dall'Agenzia delle Entrate, quelli che, se non pagati, diventano poi cartelle esattoriali. La proposta è di saldarli in un'unica soluzione entro maggio 2018 o in 4 rate entro il 2019, evitando la sanzione, anche quella ridotta al 30% prevista per chi paga subito. Altro emendamento è quello sulla web tax, che prevede una tassazione al 6% dei ricavi per i servizi online da parte di aziende non residenti in Italia nei confronti di quelle nostrane. Ma il vero cambiamento epocale lo annuncia il nuovo direttore delle entrate con un addio alla dichiarazione dei redditi entro i prossimi 5 anni. Nel momento in cui il fisco possiede tutti i dati, spiega Ruffini nel corso di un'intervista a Repubblica, ti presenterà l'elaborazione di quegli stessi dati e tu, cittadino, da controllato diventerai controllore del fisco. Il numero di tasse nel nostro paese, continua, è superiore alla media europea. Dobbiamo diminuire drasticamente il tempo che serve per pagare le imposte. Oggi c'è la dichiarazione precompilata, conclude, ma mi piace pensare che sia soltanto un passaggio intermedio tra come eravamo e come saremo. E a proposito di tasse, ieri vi abbiamo parlato del caso Tari, l'imposta sui rifiuti pagata per errore più del dovuto da 3 milioni di italiani. Oggi dal Ministero dell'Economia arrivano le prime ammissioni, ma anche rassicurazioni sui rimborsi. Sentiamo Maria Sarafarci. È atteso per la prossima settimana il documento del Ministero dell'Economia che chiarirà la corretta applicazione della tassa sui rifiuti da parte dei comuni. I tecnici, dopo aver ammesso l'errore di numerosi comuni, compresi quelli di Milano, Genova, Napoli e Cagliari, si riservano ancora qualche giorno per formalizzare l'impostazione corretta già prevista dalla legge. Intanto i contribuenti potranno chiedere rimborsi per le cifre versate erroneamente. Dovranno però prima verificare se ne hanno diritto. Per farlo basterà osservare la voce dettaglio immobili presente sul modulo di pagamento. Attenzione però, la voce potrebbe cambiare da comune a comune. Ad ogni modo, ad attirare l'attenzione dei contribuenti dovrà essere la parte relativa alla quota variabile, ovvero quella legata al numero degli abitanti dell'immobile. L'errore è stato proprio quello di moltiplicare la quota variabile per il numero delle pertinenze come garage, cantine e terrazze, quota che secondo la legge si dovrebbe pagare solo una volta. Ora, fare luce saranno i chiarimenti del Ministero, che serviranno soprattutto per evitare interpretazioni diverse da parte delle singole amministrazioni cittadine. Gli esteri, prosegue il viaggio in Asia di Trump, che ha incontrato Vladimir Putin. I due leader, secondo il Cremlino, avrebbero concordato un'intesa sulla Siria, sulla lotta al terrorismo. Intanto le esercitazioni militari statunitensi nel Mar del Giappone fanno nuovamente salire la tensione nucleare con la Corea del Nord. Antonio Sovier. L'atteso vertice bilaterale è stato sostituito da un incontro informale tra Donald Trump e Vladimir Putin. Eccoli mentre insieme raggiungono in Vietnam il set della foto di gruppo al termine del vertice APEC, la cooperazione economica asiatico-pacifica. Un faccia a faccia di pochi minuti durante il quale i presidenti russo e statunitense avrebbero raggiunto un'intesa sulla Siria e la lotta comune all'ISIS fino alla sua sconfitta finale. Lo riferisce prima il Cremlino e poi Putin in persona ai giornalisti. I contatti avuti con il presidente Trump sono stati utili, un successo, afferma lo zar. Già sul volo di ritorno sull'Air Force One, il presidente statunitense ha riferito che il collega russo ha negato ancora una volta di essersi intromesso nelle elezioni americane del 2016. In piena sintonia, i due leader provano a sgonfiare l'inchiesta Russiagate, che a fine ottobre ha portato all'incriminazione di 3 ex consiglieri della Casa Bianca. Ma mentre si concludeva il vertice APEC, veniva annunciato il via alle esercitazioni di guerra nel mare del Giappone con 3 portaerei nucleari USA e 7 unità navali sudcoreane. La prova di forza mira a neutralizzare le minacce atomiche nordcoreane. Pyongyang reagisce con una dura nota diffusa dalla TV del regime. Donald Trump è un guerrafondaio e il suo viaggio in Asia è solo per affari. Le esercitazioni delle navi da guerra statunitensi dureranno 4 giorni. È la prima volta in 10 anni che le manovre militari in quest'area coinvolgono 3 portaerei americane.
Una notizia accolta con apprensione dalle popolazioni locali. Rientriamo in Italia con il dibattito attorno alla nuova manovra economica proposta da Palazzo Chigi. Da Bergamo, dove era oggi in visita, Gentiloni difende la legge al momento al Senato all'esame della Commissione Bilancio. Un cammino tutt'altro che semplice per il provvedimento. Sono più di 4.000 infatti gli emendamenti presentati e molti riguardano il tema famiglia. Augusto Cantelli. Siamo fuori dalla più grave crisi economica del dopoguerra, in visita a Bergamo al Festival dei Territori Industriali. Il Premier Gentiloni difende l'azione di governo e invita l'Europa a non fermare la crescita. E questi sforzi, questi risultati non vanno dilapidati. Noi abbiamo presentato e proposto al Parlamento una legge di bilancio snella e mirata. Presidente del Consiglio che non perde di vista il cammino della legge di bilancio al Senato, un cammino tutt'altro che semplice verso l'approvazione di fine anno. In commissione sono piovuti più di 4.000 emendamenti al testo governativo. Si va dai super ticket sanitari all'aumento delle accise sui tabacchi per una cifra pari a circa 600 milioni di euro per rifinanziare l'acquisto dei farmaci oncologici, oltre alla richiesta di reintroduzione del bonus bebè. Battaglia quest'ultima che vede protagonisti centristi di Alternativa Popolare che minacciano di non votare la manovra se non dovesse essere rifinanziato un bonus di cui hanno usufruito oltre 750.000 famiglie. Ma sono stati presentati altri emendamenti a sostegno della famiglia come bonus babysitter, social card da destinare alle famiglie numerose, bonus mobili per giovani coppie, in tutto per una spesa preventiva per l'approvazione che ammonta a circa 1 miliardo di euro. E allora adesso con Alessandra Camarca andiamo in Nuova Zelanda per mostrarvi le curiose immagini del presidente del Parlamento neozelandese che nel corso di un'audizione in cui si discuteva di congedo parentale ha condiviso il suo scranno con un bimbo di 3 mesi, figlio di una deputata. E queste immagini che stiamo per vedere hanno fatto il giro del mondo. Sicuramente il più giovane mai entrato in un'aula del Parlamento, il piccolo Haney, figlio di 3 mesi della deputata Willow Jane Prime, ha preso parte ad una seduta del Parlamento neozelandese. Lo ha fatto naturalmente non sulle sue gambe, ma in braccio al presidente dell'Assemblea Trevor Mallard, che lo ha accudito mentre i membri della House of Representatives discutevano una legge per estendere il pagamento del congedo parentale da 18 a 22 settimane entro luglio 2018. E fino a 26 settimane entro luglio 2020. Un tema importante, quello del diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per le donne che lavorano, ma è apparso quanto meno insolito e forse anche un pochino strumentale, ma tutto sommato a fin di bene. Vedere un piccolo tra le braccia di un presidente del Parlamento mentre si discute di congedi di maternità nell'aula della politica per eccellenza. Del resto Mallard, che ha cullato il bimbo della deputata in quel momento impegnata ad illustrare la legge sui colleghi, aveva dichiarato appena il giorno prima che alcuni aspetti del Parlamento andrebbero modernizzati e resi più familiari, promessa che è stata subito rispettata. E di famiglia è tornato a parlare Papa Francesco in un videomessaggio inviato ai partecipanti al terzo simposio internazionale sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia, organizzato dagli uffici CEI, indicando proprio nella famiglia tradizionale l'antidoto all'individualismo dilagante. Sentiamo allora un passaggio del suo discorso. L'amore fra uomo e donna è evidentemente tra le esperienze umane più generative. È fermento della cultura dell'incontro e porta al mondo attuale un'iniezione di socialità. Davvero, il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Proprio la famiglia nata dal matrimonio genera legami fecondi che risultano l'antidoto più efficace all'individualismo dilagante. Tuttavia, nel cammino dell'amore coniugale e della vita familiare ci sono situazioni che richiedono scelte ardue da compiere con rettitudine.
Nella realtà domestica a volte si presentano nodi concreti da affrontare con coscienza prudente da parte di ciascuno. È importante che gli sposi, i genitori, non siano lasciati soli, ma accompagnati nell'impegno di applicare il Vangelo nella concretezza della vita. D'altra parte, sappiamo bene che siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. E aprendo il simposio dedicato all'esortazione apostolica del Papa, il presidente della CEI Bassetti ha sottolineato come la Moris Laetitia vada letta e mediata senza essere influenzati da interpretazioni superficiali, spesso frutto di un dibattito pubblico che a volte tende più a privilegiare il sensazionalismo che l'autentica realtà dei fatti. Il servizio di Francesco Durante. Annunciare l'amore salvifico di Dio ad ogni persona così com'è e non come vorremmo che fosse, senza imporre sulle sue spalle pesanti fardelli, indica la via della carità insieme con lo spirito sinodale e la concretezza, il cardinale Bassetti, al simposio sulla esortazione apostolica Amoris Laetitia, documento che deve essere meditato, sottolinea, prescindendo da giudizi a prioristici, evitando il sensazionalismo e guardando alla realtà dei fatti. La sinodalità e la carità sono un grande richiamo alla concretezza, a non scadere mai in un moralismo astratto che non ha radici nella vita concreta delle persone. La tradizione della Chiesa è sempre viva. Questo vuol dire però che alcuni aspetti cambiano, cambia la vita quotidiana delle famiglie. Non è la stessa cosa sposarsi oggi o 50 anni fa. E la Chiesa deve dare risposte concrete su queste famiglie. Lavoro e famiglia, apertura alla vita, genitorialità difficile, figli che convivono, ingerenze delle famiglie d'origine. Sono le tematiche discusse al simposio che per il presidente della CEI sono tutte caratterizzate da un denominatore comune, la donna. Quello che portiamo a casa dal simposio di quest'oggi è sicuramente una rivalutazione del compito femminile a tutto tondo, nell'ambito sia della formazione ma anche poi della conduzione della vita familiare, dove un po' i ruoli tradizionali vengono ripensati alla luce di una interazione di tutti i membri della famiglia verso l'impegno costante anche nell'ambito della Chiesa. È un rinnovato invito a difendere la vita come valore assoluto, resistendo all'idea di gestirla come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione del profitto. È giunto oggi da Milano, dove i centri di aiuto alla vita di tutta Italia si sono ritrovati per fare il punto della situazione. Per noi c'era Marco Bergamaschi. In 20 anni sono stati 150.000 i bambini nati grazie ai circa 350 centri di aiuto alla vita. Una città scelta tra Cagliari, Foggia o Rimini. Solo nel 2016 i bambini nati grazie a questi centri sono stati 8.300, oltre 13.000 le gestanti assistite, insieme ad altre 17.000 donne in difficoltà. Dunque una rete di aiuto, accoglienza e solidarietà non solo per le donne in gravidanza. Sono i dati diffusi al 37° convegno nazionale dei centri di aiuto alla vita italiani, vivai di un nuovo umanesimo. Il titolo. Un nuovo umanesimo, appunto, che offra alle donne innanzitutto la possibilità di scegliere davvero di essere madri, cioè la possibilità di avere quelle alternative all'aborto che pure la legge 194 prevederebbe e che noi cerchiamo tra l'altro di attuare con il progetto Gemma, 2,5 milioni di euro solo nel 2016 erogati. Molti servizi messi in campo per le donne, italiane e straniere, che vivono con difficoltà la gravidanza, dalla fornitura di tutto quanto serve per il bambino, al sostegno economico e psicologico, all'accoglienza in comunità e al numero verde SOS Vita. Ascoltiamo le problematiche e cerchiamo di capire come poter essere utili nell'attivare dei processi di accompagnamento verso la rete territoriale dei centri. Centri di aiuto alla vita come quello di Forlì, attivo da 30 anni, che gestisce anche una struttura di accoglienza per le neomamme, grazie alla quale sono nati e cresciuti 200 bambini, che si chiama La Tenda. Spesso tornano a fare il compleanno dei bambini perché l'hanno sentita un po' casa loro e quindi spesso a volte ci mandano altre mamme quando sono in difficoltà. Un caso di malasanità a Pieve di Cadore, vicino Belluno, era il maggio 2014, quando un uomo di 76 anni, Alberto Giacobbi, fu ricoverato per una lombosciatalgia, ma morì pochi giorni dopo in ospedale, probabilmente per uno scambio di persona dovuto a omonimia. I familiari hanno chiesto giustizia e adesso ci sono 4 medici a processo per
omicidio colposo. Si tratta di Daniele De Vido, Paolo Nai Fovino, Federica Vascellari e Roberta Darè. Ieri i giudici hanno ascoltato i primi testimoni, la figlia ha detto di aver avvisato uno degli imputati dell'omonimia, ma il padre non fu trasferito. E a proposito di sanità, cambiando però argomento, l'Università di Cambridge ha stilato una curiosa classifica che risponde a questa domanda: quanto durano nei vari paesi del mondo le visite dai medici di base? Dai 22 minuti della Svezia ai 9 dell'Italia, e non mancano le eccezioni. Fabio Bolzetti. Che durata dovrebbe avere una visita medica per essere esaustiva al medico per formulare una diagnosi e proporre una cura che venga sufficientemente compresa dal paziente? Per questo la ricetta ancora non esiste, ma a prescrivere possibili rimedi sono i risultati di chi ha fatto letteralmente i conti, cronometro, si fa per dire, alla mano, scoprendo così che per la metà della popolazione mondiale le visite di medicina generale durano in media 5 minuti. Lo dimostra lo studio pubblicato sul British Medical Journal da un gruppo di ricerca europeo diretto da Greg Irving dell'Università di Cambridge nel Regno Unito, esaminando 178 studi condotti in 67 paesi tra il 1976 e il 2016, in pratica analizzando oltre 28 milioni e mezzo di visite. Il record va alla Svezia, con visite di 22 minuti e mezzo, seguita da Bulgaria e Finlandia. La tendenza, spiegano i ricercatori inglesi, è di un aumento dei minuti concessi al paziente, ma soltanto nei paesi più industrializzati. Analizzando tuttavia i 15 paesi dove risiede metà della popolazione mondiale, il tempo a disposizione non supera la media dei 5 minuti. L'Italia non è stata inclusa in questo studio, ma di sicuro si trova ancora lontano dal record del Bangladesh, dove la durata di una visita è di 48 secondi. Neanche il tempo di dire 33. E di medici continuiamo a parlare, ma di quelli che hanno scelto l'Africa come meta privilegiata dove esercitare la loro professione. Sono i medici del QAM, una delle organizzazioni non governative più importanti nella tutela della salute. Questa mattina da Sago il meeting annuale tra i presenti, il premier Gentiloni, Romano Prodi e il cantante Niccolò Fabi. A seguire l'evento per noi c'era Clara Iatosti. C'è un'Italia migliore fuori dall'Italia, un'Italia in camice blu sotto l'equatore che ci rende fieri. Sono i medici, ostetrici ed infermieri del QAM, Medici con l'Africa, impegnati in 7 paesi del continente dimenticato, con il grande progetto quinquennale Prima le mamme e i bambini, 1000 di questi giorni. Lì mi sono sentita nel posto dove dovevo essere in quel momento, quindi è una soddisfazione poter dire di non voler essere da nessun'altra parte se non nel posto dove sei. Ecco, io ho avuto la possibilità e il regalo di sentire proprio questa sensazione mia, per cui ecco, il QAM mi ha fatto questo grande regalo. Oggi a Milano i volontari del QAM hanno raccontato di oltre 55.000 parti sicuri garantiti, dei 2.400 bimbi malnutriti gravi trattati, dei 17.000 cronici curati da gennaio nella più assoluta trasparenza. Presenti per una riflessione sull'Italia e l'Europa del futuro, il presidente della BCE Draghi, il premier Gentiloni, l'arcivescovo Delpini, orgogliosi del lavoro svolto dai nostri connazionali. Tutti concordi nel promuovere il coinvolgimento degli africani e strategie chiare per un continente umiliato e sfruttato che resta nel cuore. Quando ci sei dentro, quando vivi, condividi vite, difficoltà, lotte, fatiche, allora diventa parte di te, perché non c'è alcun dubbio che rispetto a quello che sta capitando è lì che loro ci chiedono di poter di investire. Ci fermiamo solo per il momento, torniamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti. A tra poco.